Buonasera a tutti i lettori di QDP News, siamo qua oggi con Monica De Gennaro, il libero più forte del mondo che gioca con l'Imoco di Conegliano, nonché testimonial di Cantine Colli del Soligo. Siamo qua al Palaverde di Villorba per un'intervista con questa grandissima giocatrice. E Monica, dici, testa di Sorrento, come si trova una sorrentina in Veneto? Allora, intanto ciao a tutti e devo dire che dopo questi giorni di sole si sta benissimo. Devo dire che il clima è un po' diverso da giù da Sorrento, però mi trovo molto bene, poi sono anni che sono qui e sto bene. In Veneto diciamo che si vive bene, si sta bene e non è neanche eccessivamente freddo. Bene, dai, sei stata accolta bene dai nostri compaesani. Senti, il ruolo del libero, che è questo ruolo un po' strano, che è un po' come quello del portiere a calcio, no? Sì. Cosa ci sai dire su questo ruolo? Come mai sei libero? Come mai sei libera? Diciamo che è un ruolo che dà la possibilità a quelle un po' più bassine di poter arrivare ad alto livello. E sicuramente è un ruolo che negli ultimi anni sta diventando ogni anno sempre più fondamentale nel contesto di una squadra e diciamo che ha delle regole particolari, non puoi attaccare, devi uscire, fai solo il giro dietro, hai la maglia diversa e questo ti rende riconoscibile in campo e niente, è comunque un ruolo anche che deve avere non solo grande tecnica ma anche carattere. E su questa stagione in corso cosa si dice? E diciamo che abbiamo avuto un po' di alti e bassi, adesso stiamo trovando i nostri equilibri e purtroppo la settimana scorsa siamo usciti dalla semifinale di Coppa Italia, una partita che comunque è finita 3-1 ma ai vantaggi 7, quindi diciamo che è stata abbastanza equilibrata e peccato, e adesso ci concentriamo per le ultime tre partite di campionato e per i playoff. Bene, e sul Prosecco, che è il nostro prodotto d'eccellenza, cosa ci racconti? Allora, devo essere sincera, l'ho conosciuto qui perché io non sono una grande amante di vini e sicuramente è un vino fresco e frizzantino e diciamo che è buono, io ogni tanto lo bevo perché comunque il mio sponsor me ne dà anche qualcuno che è Soligo e quindi io sono contenta ogni tanto a casa magari per aperitivo o cena bevo un bicchiere e niente, poi andremo anche al Vinitaly con la società, quindi spero un appuntamento d'eccezione comunque. Eh sì. Hai iniziato molto presto a giocare, già a 15 anni comunque hai iniziato a calcare i campi più importanti d'Italia. Cosa vuol dire essere un atleta professionista oggi ed essere un atleta professionista che come te ha iniziato così presto a giocare? Ma io penso che io ho iniziato presto, mi sono trasferita a 15 anni, sono arrivata qui in Veneto, non qui a Conegliano ma a Vicenza e ho trascorso 7 anni, poi ho avuto qualche anno via e poi sono ritornata. E diciamo un atleta devi essere bravo a gestirti, ovvio il fisico è la cosa più importante perché comunque arrivare a questo livello devi star bene fisicamente per poter poi rendere in campo. Certo. Quindi magari l'attenzione a tavola, magari noi comunque ci alleniamo abbastanza facendo pesi, parte tecnica, quindi sicuramente è un giusto compromesso tra il cibo, no, tra l'alimentazione che comunque non è che ti devi privare di qualcosa ma magari stare attenta. E magari da quando ho iniziato adesso l'esperienza che sicuramente è molto di più. Certo. Ma meglio Vicenza o Treviso? Treviso è molto più bella, però comunque Vicenza ho passato 7 anni della mia vita, quindi sicuramente poi ero giovanissima, quindi magari Treviso me la godo un po' di più da grande. Bene, dai. Un'ultima cosa, un'ultima richiesta, un saluto ai nostri lettori. Un saluto a tutti ai lettori di QDP News. Grazie. Prego. Fammi un video che poi mi dice che ho fatto un monitor in palestra. Ci allenano i veri campioni. Tu secondo me perché questa roba qua la facciamo anche noi, questa cosa. Sì, immagino. Sempre quello però. Noi non abbiamo quella da fare l'acqua sportiva. Un saluto da QDP News.